Sì, e ben ritrovati con l'anticipazione del Grigione Italiano. Per questo ultimo numero di dicembre dell'anno 2016, in prima pagina abbiamo, e non poteva essere altrimenti, la consegna del cubetto d'oro PGI a Remo Tosio, consegna o vittoria rispettivamente di Remo Tosio, di cui andiamo molto fieri. Sempre in prima pagina abbiamo anche un'intervista alla nuova presidente di giunta Gabriela Menghini-Nauen e quindi i nostri auguri. Si continua a pagina 3 con un'altra bella notizia, i 100 anni di IVA Paravicini Pozzi. Mentre a pagina 2 diamo notizia della posa di una lapide commemorativa per l'eroe della Seconda Guerra Mondiale, Arturo Fanconi, morto nel D-Day. A pagina 5, sotto Brusio e Bregaglia, diamo notizie di quel che è stato nella seduta di Consiglio Comunale di Bregaglia, mentre a pagina 6 abbiamo la distruzione di un chiosco a Maloia a causa di un incendio. Altra bella notizia, a pagina 7, con l'informazione da parte di Danilo Nussio e Giuseppe Falbo che dalla prossima primavera l'ATS avrà un corrispondente per il Grigioni di lingua italiana. Altra notizia molto importante, la recensione che Lara Boninchi Lopez ha fatto alla guida turistica Bernina Express, che viene definita dalla stessa Boninchi un affronto alla lingua di Dante. Leggete e comprenderete il perché. A pagina 17, dopo le pagine degli auguri, diamo naturalmente notizia della splendida vittoria dell'Hockey Club Poschiavo, che ha vinto lo scontro al vertice contro lo Zernez. Pagina 18, abbiamo un'intera pagina dedicata al torneo di calcio Football United che ha avuto luogo l'ultimo fine settimana, e quindi in ultima pagina una notizia riguardante Repower. Con questo concludiamo l'anno, un anno che per noi è stato molto importante, è stato molto piacevole. Desidero pertanto ringraziare tutti voi lettori che ci siete stati molto vicini, sia criticandoci sia lodandoci, e con l'auspicio che anche per il prossimo anno possiate fare altrettanto. Voglio però anche dedicare un pensiero a tutti i miei collaboratori che durante l'anno si sono veramente dati da fare per offrirvi un giornale che ritengo veramente di ottima fattura. Con questo vi lascio, vi do appuntamento nuovamente a gennaio 2017 e vi auguro ovviamente un buon Natale e un felice anno nuovo. A Bung Sa Vede!